Bene, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di DDS9900 e oggi siamo qua con il Samsung Galaxy Tab 2 per aggiornarlo ad Android versione 4.4 KitKat, l'aggiornamento del nuovo robottino verde. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi, di mettere un mi piace al video, visto che è l'unico video italiano che riguarda questo, quindi un po' per l'impegno nel tradurre, diciamo. Mettete mi piace su questo video, per favore, fate. E se volete partecipare alla community, mi raccomando, guardare il video che trovate in descrizione. Ora cominciamo. Abbiamo bisogno, naturalmente, del nostro Samsung Galaxy Tab e del cavo USB e del nostro tablet e di un PC. Ricordiamo che il nostro tablet deve avere i permessi di root abilitati e quindi deve essere stato rootato. Troverete un video in descrizione che è inglese, perché io adesso non posso fare video visto che l'ho già rootato, comunque. E questo tablet è il GTP 3000 3110, quindi quello versione solo wifi, e non è quello in versione 3G, ma la procedura è comunque la stessa. Vi basterà scaricare dalla descrizione chi ha quello versione 3G è la versione corretta. Possiamo iniziare allora. Innanzitutto, come vedete, potrete avere qualsiasi sistema operativo custom. L'importante è che avete il tablet con i dispositivi. Vedete qua, io avevo Android versione 4.3 Jelly Bean. Potete vederlo da qua. Informazioni. È versione di Android 4.3. Comunque questo non ci interessa al momento. Quello che ci interessa è che voi abbiate abilitate le opzioni sviluppatore e debug USB. Sicuri di avere queste due opzioni, possiamo procedere. Bene, chiudiamo il tablet e ci richiamo sul computer. Mi raccomando, debug USB attivato e cavo collegato. Ok, ci ritroviamo sul computer. Ciao. Bene, eccoci qui. Allora, una cosa importante che mi sono dimenticato di dirvi è che dovrete farvi il backup, che è una cosa importante. Quindi, se avete dati importanti, fatevi un backup perché resetteremo il tutto. Detto questo, allora elenchiamo due cose. Diciamo due cose su questo nuovo sistema operativo. È uguale a quello uscito per i Nexus. E diciamo che non ha nessun problema con i nostri dispositivi solo Wi-Fi. Ha solo qualche glitch grafico. Mentre ha un problema molto serio per il momento con quelli in versione 3G. Infatti non vi funzionerà il 3G se voi installerete questo nuovo sistema operativo. Il 3G non funzionerà sul vostro tablet. Quindi mi raccomando, se non siete disposti a perdere il 3G, lasciate stare. Comunque potrete rimanere aggiornati sul mio canale, in cui io pubblicherò un video quando rimarrò informato, perché ho visto che sta lavorando la CyanogenMod per creare un software che permette anche l'utilizzo di 3G. Quindi iscrivetevi al canale, così sarete aggiornati quando uscirà una versione di Android 4.4 per il vostro tablet anche col 3G. Altrimenti, se il 3G non vi interessa e volete continuare tranquillamente con il Wi-Fi, potete continuare questo video. Detto questo, il sistema operativo si comporta molto bene, molto bello. E niente, insomma, è tutto. E le cose importanti, ripetiamo i requisiti che dovete avere, cioè avere un tablet con dispositivi di root attivati e naturalmente la Clockwork Mod all'ultimo modello. Troverete il link in descrizione anche per quello, per andare a vedere un tutorial che vi spiega come installare la Clockwork Mod. Ok, detto questo, ricordatevi di debug USB sul vostro tablet, che altrimenti rischiate di bricare il tablet. Mi raccomando, è importantissimo. E detto questo, possiamo iniziare. Allora, ci servono innanzitutto questi due file che scaricherete dal link che vi metterò in descrizione. Ok. E dovrete scaricarli dai link in descrizione e non estraeteli perché devono rimanere in zip. Ci servono in zip a noi. A questo punto, quando avrete fatto, semplicemente andiamo in risorse del computer. Andate sul vostro dispositivo, assicuratevi di avere abbastanza memoria libera per entrambe le applicazioni.
Proviamo 170, quindi abbiamo su circa 272 mega, quindi assicuratevi di averle libere e mettete questi due file in una cartella a piacere. In questo caso io la metterò in download, ma scegliete voi la cartella. Ricordatevi però di preciso il nome della cartella in cui avete deciso di metterla, perché sarà fondamentale poi ricordarsi il percorso dove avete messo la cartella. Ok, ci rivediamo quando è finita la copia. Bene, una volta finita la copia, possiamo recarci sul nostro tablet. Chiudete pure il computer perché col computer abbiamo finito. Ok, ci rivediamo sul tablet. Bene, ragazzi, eccoci qua. Ora che avete passato i file, andiamo nella menu di recovery tramite la combinazione di tasti power più volume up. Volume su, aspettate che faccia, tenete premuto, aspettate che il tablet si riavvii. Ok, quando vedete Galaxy Tab mollate. A questo punto verremo reindirizzati nella recovery menu e qua procederemo col flash del nostro firmware. Ok, adesso mettiamolo un po' meglio, lo metto qua sopra del computer così ci vediamo un po' meglio tutti. Credo. No, meglio qua. Ok. Allora, mettiamoci sotto Adam Cadmon. Ok. No, boh, lasciamo stare. Allora, ragazzi, adesso noi qua ricordatevi di aver fatto il backup assolutamente, perché qua adesso andremo a cancellare alcuni file. Quindi mi raccomando, fate backup e adesso, quando siamo nel recovery menu, andiamo in Wipe Data Factory Reset. Questa è la terza opzione, Wipe Data Factory Reset, sotto Install Zip. Premiamo questo tasto come conferma, con questi due si naviga e con questo si conferma. Quindi premiamo il tasto di conferma e andiamo giù fino a Yes. Wipe all user data. Ok, bene, premiamo, attendiamo che finisca. Ok. Quando avrà fatto, ci richiamo in wipe cache partition, cioè in wipe cache partition, quella sotto factory reset, la quarta. Clicchiamo e yes wipe cache. Attendiamo anche qua che finisca il suo lavoro. Dopodiché ci richiamo in advanced e wipe dalvik cache. Facciamo sempre yes. Ok, farà molto veloce, quindi, e torniamo in go back per tornare al menu principale. A questo punto abbiamo fatto tutte quelle procedure e passiamo veramente all'installazione del firmware vero e proprio. Quindi andiamo su install zip, choose zip from SD card. Qua andiamo nel percorso dove avete deciso voi di salvare, quindi per quello vi avevo detto ricordatevi dove avete deciso di salvare. Lo salvate in download, quindi il download si trova qua, download, e qua avrete i due vostri file zip, non potete sbagliarvi, cm11 20 13 11 21 unofficial p 3110 per il mio dispositivo e per chi ha 3G quello suo, e sotto gapps kk 20 13 10 31 odex.zip. Bene, a questo punto andiamo sul primo e procediamo con l'installazione premendo ok e yes install. Ora attendiamo perché gli vorrà un bel po' e ci rivediamo quando ha finito. Ah,
andando sempre nella stessa directory di prima e scegliamo choose zip from SD card. Ok, scegliamolo. Tornando sempre nel download. Andate a installare GApps KK2013-10-31-ODEX. Sempre premete install. Attendete la fine dell'installazione. Adesso attendiamo. Sto attendo in video visto che non ci sta mettendo molto. Queste sono le applicazioni che avrete sul nuovo dispositivo. Ok, ha finito. A questo punto andiamo in Go Back e Reboot System Now. Bene, ora vedremo il nostro nuovo dispositivo con la nuova versione di Android. Il nostro dispositivo con la nuova versione di Android 4.4 KitKat. Teniamo l'avvio, ci metterà un po' la prima volta perché dovrà installare i file. Ecco qua l'icona di CyanogenMod che noto felicemente è stata messa a posto perché in CyanogenMod 10.2 avevamo una scritta che era mezza su, mezza giù, quindi con piacere noto che è stata rimessa a posto. Questo è un segnale che avete fatto tutto giusto, ragazzi. Il fatto che ci sia la scritta CyanogenMod. Qua ci dovrà attendere un pochino, quindi stacco il video e ci rivediamo quando ha finito. Bene, eccoci qua, ragazzi. E ci comparirà immediatamente il menu di impostazioni di CyanogenMod, quindi qua scegliamo la nostra lingua, tanto ci dà il benvenuto in CyanogenMod, scegliamo italiano. Come vedete sono molto colpito dal fatto che sia tornata la barra qui sopra, che mi piace meglio di prima, meglio sicuramente. E se lui scelto italiano premiamo successivo qua in basso. Impostate il vostro account CyanogenMod che vi dà dei vantaggi, quali salvataggi automatici. In questo caso accedo al mio account CyanogenMod esistente. Comunque vi consiglio di prendere il vostro account CyanogenMod. Io adesso accedo alla rete wifi. Ah, ne approfitto che sto mettendo la password per mostrarvi la tastiera nuova, che è molto bella, direi, molto bella. Sì, esattamente, molto bella. Ci sono anche gli smiles. Comunque adesso metto la password un momento. Suoni che sono sempre loro, di test come tastiera abbiamo gli stessi suoni di prima. Ok, ci connettiamo alla rete wifi, attendiamo, sta verificando degli aggiornamenti. Ok, inseriamo nostra email e password. Allora ragazzi, noto molto bene, e già così a vederlo per la prima volta mi sembra perfetto, un bellissimo sistema operativo. Comunque adesso ci farà qualche domanda di questo genere, se utilizzate Google. Potete saltarle queste domande, però io in questo caso metto sì, dai, perché tanto per fare i nostri... Bene, una volta inserito tutto fate fine, accettate le varie norme di Google, sta accedendo adesso. Comunque sono già colpito dal fatto che è così, comunque datevi la
Fate quello che dovete fare qua, vostre impostazioni varie. E boh, qua vi chiederà impostazioni di localizzazione. Date quello che volete, insomma, fate successivo dopo. Impostate la vostra ora, che è Europa Centrale GMT più 1, noi. GMT più 1, Amsterdam Berlin, mettiamo. E ora corrente, vabbè, quella che vi dà. Stop è completo, il vostro dispositivo è pronto a far favele, fate fine. Buonanotte. Bene ragazzi, questo eccolo qua, il nostro nuovo dispositivo che ora si trova quasi nudo però. Diciamo che già così mi piace. È nudo il dispositivo, comunque vi farò vedere appena farò un video a riguardo. Vi farò vedere insomma come funziona il dispositivo e i vantaggi, i svantaggi, quello che è. Comunque qua, come vedrete, anche voi stessi, andiamo su impostazioni, che è cambiata l'icona delle impostazioni. Andiamo giù, 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 informazioni sul tablet e versione di Android. Android 4.4. KitKat, che avrà questa specie di animazione invece del vecchio Jelly Bean, avrà questa animazione qua. Vabbè ragazzi, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un mi piace, mi sta arrivando Call of Duty Ghost, quindi farò dei video. Se farò un video, tenetevi aggiornati con l'iscrizione, qui farò un video della recensione di questo dispositivo. Bene, vi ringrazio e ciao, alla prossima.